Ciao, sono Piero, benvenuti a pillole di pizzico di sale. Oggi parliamo del cioccolato. Il cioccolato intanto va visto, bello lucente, pulito, rotto, annusato e dopo degustato. Se non lo annusate prima di degustare vi perdete metà dei suoi sapori. Un cioccolato deve essere, una volta sciolto, molto liquido, sintomo di buona presenza di burro di cacao, e deve essere facilmente lavorabile. Se quando lo andate a sciogliere è molto denso, vuol dire che non state usando proprio un buon cioccolato. Le temperature per sciogliere il cioccolato si arriva a circa i 40 gradi, lo si può fare a bagnomaria o in microonde. In microonde state attenti che è molto più veloce, molto più preciso, però è più facile bruciarlo al cuore. E si fanno dei passaggi di 30-40 secondi a bassa potenza, tra un passaggio e l'altro dovete mescolarlo con un cucchiaio. Se invece fatto bagnomaria dovete mescolarlo con l'acqua tiepida e finché non è completamente sciolto. Si arriva a circa 40 gradi per la fusione del cioccolato e soprattutto del burro di cacao che c'è all'interno, e si porta a 31 poi per poterlo lavorare. Se lo si inserisce all'interno di una crema, come una crema pasticcera, allora le temperature di utilizzo si alzano un po', si va a inserire all'interno di una crema intorno ai 34-35 gradi, se no non fate in tempo a mescolarlo che si è già rappreso e ha fatto effetto stracciatella. Quindi buon lavoro a tutti e al prossimo pizzico di sale.